Salve a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi parliamo di terapia ormonale sostitutiva nella donna e nell'uomo, ma essenzialmente parliamo di quali sono le vie di somministrazione. Nella donna è più semplice, anche perché ha bisogno, quando ne ha bisogno, di molte minori quantità rispetto all'uomo, nel quale chiaramente il testosterone è l'ormone dominante, per cui nella donna chiaramente o la somministrazione con ormoni bioidentici sublinguali o creme, spesso anche a uso topico. Ricordiamo che la parte esterna della vagina, la parte vestibolare, ha numerosi recettori per gli androgeni e, specialmente nella donna in menopausa, le creme topiche al testosterone sono molto utili proprio a livello topico e vaginale nella parte esterna per ridare quella sensibilità e, come possiamo dire, attività dei recettori androgenici, responsabili anche della sensazione di piacere. Questo è un piccolo dettaglio che va saputo, perché spesso si utilizzano all'esterno creme agli estrogeni che non hanno a quel livello nessun effetto. Nominiamolo, facciamo finta di essere appunto non solamente italiani, di quanto anche l'idea in crema possa essere utile nella terapia sostitutiva, specialmente nella donna. Sembra che però a livello, ad esempio, della porzione interna della vagina non ci siano recettori per l'idea. Fatta questa piccola parentesi femminile, a quale si dà assolutamente la massima importanza, ma si parla di testosterone, quali sono le vie di somministrazione nell'uomo? So che ormai c'è un'informazione estrema, quindi il mio compito non è sempre quello di estremizzare le informazioni che magari posso mettere sotto forma di post, ma fare dei piccoli video dove trasmetto la mia esperienza personale, raccolgo l'esperienza anche dei contatti che ho, come tutti voi, sui social, seguendo anche chiaramente colleghi di oltreoceano, per dare magari al nuovo utente, alla persona non ancora addestrata all'argomento, anche le principali informazioni. Stessa cosa per quanto riguarda una donna, anche qui nell'uomo faremo poi chiaramente dei video dedicati, la possibilità di una terapia ormonale bioidentica. L'ormone bioidentico è un ormone che ha la stessa stereoisometria dell'ormone del nostro corpo, quindi è un ormone che deriva dal mondo vegetale, potrebbe derivare dal mondo animale, chiaramente va incontro a manipolazioni di laboratorio che lo rendono identico a quello dell'ormone del nostro corpo, quindi è proprio un corrispettivo a livello stereoisometrico, per cui il corpo in teoria non si accorge della sua presenza, ci permette però una ottimizzazione dei livelli ed è sicuramente un approccio anche più morbido e tecnicamente più facile, proprio per iniziare, specialmente nella persona non dedita all'utilizzo di molecole, i primi approcci con una vera e propria finalità anti-aging. La chiamo la corsia centrale, ma non voglio definire, è quella con la terapia in gel, che può essere galenica, ci sono oggigiorno farmacie che preparano, e questo è utile perché vi può essere una personalizzazione della percentuale, preparano gel al testosterone propionato, che ricordiamo essere relativamente veloce nella sua dismissione nel corpo attraverso le esterasi che sgancia il testosterone dall'estere che è collegato, gel sotto forma di appunto testosterone propionato al 2%, ma possiamo farlo fare al 4%, al 6% in base alle necessità della persona. Gel che viene applicato preferibilmente due volte al giorno, l'emivita di un propionato sotto queste forme è abbastanza breve, per cui nella mia esperienza e nella mia pratica preferisco la somministrazione due volte al giorno nelle zone più facilmente irrorate come l'avambraccio o sicuramente molto meno pratico dietro le orecchie, ma si può utilizzare anche qualsiasi altra parte del corpo, chiaramente è molto soggettivo e quindi poi dipende anche dalla capacità di assorbimento della pelle di ognuno di noi. Anche qui qualche impegno tecnico per l'assorbimento della crema, quindi ci vuole un po' di tempo e un po' di pazienza. Ci sono anche possibilità di terapie galeniche, io spesso le utilizzo, di testosterone propionato orale, che chiaramente ha un metabolismo anche epatico, o non vi nascondo, ho proposto e ho fatto confezionare da qualche tempo uno spray al testosterone, molto interessante, un sublinguale, si spruzza sotto la lingua vi è un assorbimento ematico immediato, si salta il circolo enteroepatico, su base alcolica le prime volte era abbastanza aggressivo a livello della mucosa linguale, mentre siamo riusciti a far fare, io solo consigliato, poi è il galenico che prepara, uno spray su base oleosa che permette un ottimo assorbimento, è aromatizzato e devo dire è una situazione, una
forma, una modalità alternativa molto interessante, simpatica e pratica. Al terzo posto, ma prima vi devo anche nominare la crema transscrotale che utilizza il Pentavan, un veicolante che permette un assorbimento immediato a livello della cute scrotale, che permette un assorbimento veloce, spesso anche negli stenti è utilizzata addirittura in alternativa alla terapia iniettiva a livello scrotale della cute dello scroto e poi nel testicolo vi è una forte conversione del testosterone in DHT, quindi questo è molto utile per la persona. Mi capitano alcuni pazienti che hanno bisogno di un apporto di DHT, quindi senza entrare nel merito di utilizzo di molecole, tra l'altro illegali, quindi il medico non può neanche consigliare, no? Come DHT simili, dal vecchio e legale Provilon e Mesterolone, invece ha forme non utilizzabili più in medicina, quali lo stanozololo e quant'altro. Allora, invece di utilizzare vie alternative non mediche, il paziente può rivolgersi al medico. Il paziente, la persona, non è un malato, è la persona che ha necessità di una ottimizzazione dei livelli di testosterone, e utilizzare e tentare anche questa crema veicolata dal Pentavan, una crema al testosterone. Sono alcune farmacie anche in Italia che le producono e con la quale chiaramente mi interfaccio se ho necessità. Ultima via, chiaramente più non amata, però chiaramente considerata specialmente dallo sportivo, che non lo neghiamo, ha fatto uso in passato di molecole anabolizzanti, spesso per via iniettiva, quindi è già abituato all'utilizzo di questa modalità. Perché nomino gli atleti? Perché l'atleta potrebbe essere andato incontro poi a una soppressione dell'asse, lo dico per chi non è esperto, e quindi chiaramente ha la necessità terapeutica, non che si continuano, come detto, le cattive abitudini, è perché c'è la necessità di rimpiazzare il testosterone che la persona non produce più. Allora ecco che ci sono vie di somministrazione anche iniettive, sono qui si è passato dagli ormoni bioidentici, che qualcuno chiama ormoni vegetali, a invece dei farmaci ad azione ormonale, quindi sono due mondi diversi. Sicuramente l'iniettivo ha un impatto importante a livello dei recettori, probabilmente vi è anche una risposta estetica migliore anche se la TRT non ha finalità estetiche, ha la finalità di un benessere psicofisico. La terapia iniettiva poi che va espletata con varie modalità, ne parleremo in altri video per non essere noioso, e si preferisce chiaramente una somministrazione perlomeno settimanale, quindi si esce un po' dai dettami un po' rigidi e, mi permetto di dire, non del tutto vicini alla fisiologia delle linee guida che ci parlano di iniezioni ogni 3 settimane, ogni 3 mesi. Ci sono dei picchi importanti di testosterone al di là dell'essere, ma nella pratica si è visto che questo metodo non è ottimale. Allora cerchiamo di, come si dice, splittare la molecola in settimana, addirittura infrasettimanale in più volte, ma ne parleremo nel dettaglio in altri video e poi chiaramente gli esperti non ne hanno bisogno. Ecco, le vie di somministrazione: ormone bioidentico, galenici sotto forma di gel, sotto forma di orali, sotto forma di spray, Pentavan per l'assorbimento nella cute transscrotale e la terapia iniettiva. Queste sono le modalità con cui l'uomo e, come ho detto all'inizio, bioidentico e gel, la donna possono utilizzare per la terapia ormonale sostitutiva, chiaramente interfacciandosi, ma proprio per necessità, anche, come posso dire, di pianificazione di un percorso terapeutico con l'andrologo, il ginecologo o l'endocrinologo, chiaramente che abbiano esperienza, apertura e conoscenza su questo mondo particolare che spero nel tempo diventi sempre più non un qualcosa di nicchia, ma sia diciamo una terapia a disposizione, specialmente dell'uomo per quanto riguarda il testosterone, come onestamente la donna già da decenni fa le terapie estroprogestiniche sostitutive in peri, in pre e in menopausa. Con questo vi saluto, auguro a tutti una buona giornata e ci vediamo al prossimo video. Thank you.